Buonasera a tutti, buonasera Martin Rua. Buonasera, caro Paolo. Buonasera a tutti, grazie di essere qui e grazie alle edizioni Il Prato che organizzano questi incontri con scrittori di fama, possiamo dire, mondiale. Martin, penso di... Sì. Tu sicuramente, io non so. Ben presto mondiale, ma scherzi a parte, io ho detto prima, ho parlato del grande Martin Rua perché lo penso e perché è così. E perché Martin Rua ha avuto un percorso di evoluzione letteraria rapidissimo, intensissimo, e stasera ci parlerà proprio della sua esperienza, della sua non tanto carriera, si può parlare anche di quello e forse ci vorrebbe tanto tanto tempo. Ma noi parliamo dell'esperienza come autore, di quello che c'è dietro al mestiere e dietro ai risultati. Martin Rua, dopo aver pubblicato tanti romanzi, da ben due trilogie, con Newton Compton, adesso è un autore Rizzoli con Il cacciatore di Taranto. E stasera, anzi, vi comincio ad annunciare che ci parlerà in anteprima assoluta del nuovo romanzo che ha appena finito di scrivere e che poi uscirà prossimamente, successivamente. Intanto stasera daremo qualche scoop, forse Martin ci leggerà perfino qualcosa in anteprima assoluta, ripeto, non so se ci vuoi dare conferma di questo. Ma sì, confermo. E allora, grazie e entriamo subito nel vivo. Dici come si fa a diventare bravi come te? Intanto, buonasera di nuovo a tutti. No, ma io non. Io credo di avere più che altro una spiccata immaginazione e una discreta sensibilità, quindi. Non so se sono bravo, faccio del mio meglio, questo sicuramente. Ne parlavamo un po' prima di andare online. In realtà, col tempo che passa, mi rendo conto che non ci sono delle vie, delle scorciatoie per arrivare, diciamo, a un buon livello. Ci sta da lavorare nel senso da leggere. A leggere prima di tutto tanto e da effettivamente studiare anche delle tecniche che possono aiutarti a migliorare, a districarsi tra gli ostacoli di scrivere un libro, che è una cosa che non è così immediata come alcuni possono immaginare accarezzando il sogno di vedere prima o poi un proprio libro pubblicato. È qualcosa di complesso, qualcosa che se si vuole far bene, richiede necessariamente un'applicazione che passa attraverso appunto due strade. Ripeto, la lettura, lettura senza proprio pietà di qualunque libro importante che sia stato prodotto dall'ingegno umano e anche un certo studio delle tecniche che possono assolutamente migliorare. Poi il resto, se si ha anche una dote magari innata, quello è grasso che cola, ma diciamo, non è da tutti avere, come dire, la scintilla, il genio. Non credo di avere il genio, credo di avere un po' di immaginazione, un po' di sensibilità, questo sì. Quindi, come dire, il talento è importante e anzi si può coltivare solo il talento che c'è, non quello che non c'è, ovviamente, ma è importante appunto coltivarlo. Tu, tuttavia, sei un caso atipico, nel senso che tutto questo per te è venuto dopo. Tu hai cominciato senza venire fuori da una scuola di scrittura o da istruzioni particolari. Tu hai cominciato a pubblicare e ti sei trovato a pubblicare sempre di più e sempre meglio. Sì, infatti tutto quello che ho detto non vale per me, nel senso che io ho fatto quello che non consiglio di fare, perché ho iniziato in maniera piuttosto temeraria nel 2007, se non ricordo male, pubblicando con una casa editrice siciliana il mio primissimo romanzo, che era pieno di errori, pieno di, diciamo, cose dettate dall'immaturità che adesso non mi sognerei di fare. Però era un esperimento, la voglia di provarci, appunto, e non va fatto, va ponderata questa cosa. Però, insomma, fu un esperimento, una cosa molto carina. Tra l'altro, l'editore, che saluto, Mauro Bonanno, un carissimo,
carissimo amico mi pubblicò rischiando tutto in pratica. E attenzione, fu una pubblicazione assolutamente con tutti i crismi, diciamo, nessuna cosa di quelle che noi sconsigliamo sempre di perseguire. Un editore serissimo che credette in questo libro, che comunque era simpatico. Poi mi sono fermato per qualche anno, ho atteso, ho scritto, ed era nel frattempo uscita la piattaforma di autopubblicazione di Amazon, anche in Italia, dove c'erano, si parla del 2009-2010, c'erano pochissimi autori ancora autopubblicati. Io avevo scritto questo seguito, in un certo senso, di quel romanzo, e decisi di tentarci. Dissi, vabbè, se va va, se non va, non ho perso granché. E, beh, fu un successo, devo dire, fu un successo. L'avevo intitolato Il codice Baphomet, che aveva un riferimento ai Templari, quindi era una roba abbastanza complicata. Ebbe un grosso successo, ma davvero sono rimasto per settimane e settimane in classifica generale di Amazon, con gente che mi urlava contro, dicendo, ma chi è questo? Ma come fa ad arrivare così in alto e restarci? Ma gli editori che si strappavano i capelli, perché io ero autopubblicato, nessuno mi aveva... E fu molto divertente, devo dire. E poi... Non per loro, probabilmente. No, non per loro, che si affannavano a cercare di raggiungere le vette, magari anche acquistando spazi pubblicitari, insomma, una specie di piccola rivoluzione. Ma davvero ho venduto migliaia e migliaia di copie. Ovviamente parliamo di un ebook, quindi una versione elettronica, però comunque era, diciamo, l'inizio, quindi c'era anche molta voglia di sperimentare l'ebook. Poi la cosa mi è piaciuta al punto che ho deciso di pubblicare un seguito che avevo scritto nel frattempo, e quindi avevo questi tre libri autopubblicati, perché nel frattempo ero rientrato dei diritti del primissimo che avevo pubblicato, e quindi c'era questa tempesta attorno a questi libri, a questo nome, diciamo. Fino a che poi un giorno mi arriva un'email, no, addirittura via Facebook mi contattarono, e Newton Compton mi disse, sai, signor Rua, vorremmo pubblicare. E io dissi, ah, cavolo, ci sentimmo. Aspetta, dacci i dettagli di questa cosa, perché questo è quello su cui impazziranno tutti quelli che ci seguono. Ma Newton Compton ti ha telefonato a casa? No, mi ha mandato un messaggio su Facebook. Un messaggio su Facebook, e mi ricordo perfettamente dove ero, anche in un'altra casa, non dove sono adesso, e seduto a una poltroncina un po' a gironzolare su Facebook, e vedo questo messaggio, dico, wow, Newton Compton. E in questo messaggio mi si diceva, stiamo cercando perché vorremmo... proporle un contratto. Dissi, c'era la mia compagna Giulia, c'è Newton che mi cerca. No, loro mi cercarono, questa è la cosa bellissima. E quindi poi, va bene, ci sentimmo, parlai con Raffaello Avanzini, che saluto, che era molto colpito da questo successo. Quando andò a sentire i numeri, quante copie hai venduto di sto libro, io dissi, ma nell'ultimo mese 3.000 copie, disse, la faccia. E quindi mi proposero questo contratto, insomma. All'inizio io pensavo volessero pubblicare solo uno dei romanzi, quello più recente, quello che aveva avuto più successo. Poi invece nel contratto c'era proprio la proposta per tutta la trilogia. Io dissi, oh, ma siete sicuri? Perché non va bene? Sì, va benissimo. Figurati, e quindi è andata così. E questo risponde anche... Dimmi, scusa. No, dimmi. E questo risponde anche all'altra domanda che spesso ci fanno gli autori, e cioè se l'editore si frega la mia idea e pubblica sotto altro nome il mio romanzo, come faccio poi a tutelare i miei diritti? L'editore, al contrario, ha interesse a comprare tutto te insieme al tuo romanzo e a metterti sotto contratto, se possibile, per la tua idea presente e per le idee future, proprio affinché nessun altro
possa prendere l'autore, se pensa che valga, perché l'editore ha molto più bisogno di te di quanto tu abbia bisogno di lui. Lui fa questo per mestiere e per sopravvivere. Assolutamente, io penso che sia sicuramente l'editore ha bisogno dell'autore, ma io penso che sia davvero una collaborazione reciproca che si deve basare sulla lealtà, perché effettivamente entrambi abbiamo da guadagnare. L'editore sicuramente ha una, l'editore fa un investimento pazzesco su un libro, una cosa alla quale gli scrittori emergenti non pensano, pensano sempre, l'abbiamo detto prima, che l'editore sia una specie di mostro diabolico che voglia succhiare solo il sangue degli autori. In realtà gli editori hanno delle spese mostruose, cioè sul prezzo di copertina comunque c'è dietro di tutto, ci sono gli editor, c'è quello che fa la copertina, c'è la distribuzione, c'è lo stoccaggio delle copie, perché non tutte le case editrici hanno dei depositi enormi come potrebbe avere Mondadori, che ne so, facciamo un esempio, ma ci sono delle piccole case editrici che hanno delle piccole sedi e quindi le copie che loro stampano devono essere parcheggiate da qualche parte in attesa che vengano distribuite e vendute. E questo ha un costo altissimo, tra l'altro. E quindi bisogna togliere tutta una serie di voci. Il prezzo di copertina è una roba che è composta da tutta una serie di voci alle quali difficilmente si pensa. Ma è così. Quindi effettivamente, come dici tu, l'editore per l'editore c'è tanto in gioco. Io colgo l'occasione per salutare gli amici che ci hanno raggiunto nel frattempo e in particolare un'amica che ti saluta. Ah, ciao Giovanna. E per dire a questo punto, ok, abbiamo capito come sei approdato a Newton Compton, ma tu non ti sei fermato a Newton Compton. Oggi con Il Cacciatore di Tarante sei approdato a Rizzoli. Non facciamo numeri, non facciamo cifre, non facciamo etichette, no, ma no. Rizzoli si capisce da sé. Come sei arrivato a Rizzoli? Prima di Rizzoli comunque ci sono stati 6 libri con Newton Compton, quindi la prima trilogia, quella di cui abbiamo parlato, e poi una seconda trilogia della quale sono particolarmente contento, devo dire, perché ha significato una crescita anche e soprattutto stilistica. Questa è una cosa importante che ho imparato in Newton Compton. Io ho imparato a scrivere lavorando con degli editor straordinari della Newton, e voglio salutare qui Alessandra Penna, che è anche una carissima amica, che mi ha letteralmente insegnato a dare di accetta sui testi, a eliminare il di più, ad essere diretto, è bravissimo. Ho lavorato con tantissimi altri editor, tutti bravi, lei è stata la mia primissima, quindi ha un posto particolare nel mio cuore, ma anche l'editor con cui ho lavorato per la Rizzoli, Caterina, è stata eccezionale, Caterina Campanini, che saluto. E come sono arrivato? Alla fine dell'avventura, temporanea, perché per carità siamo sotto il cielo, non si può mai dire, per ora insomma c'è questa nuova avventura. Alla fine delle 2 trilogie con Newton avevo anche in mente di cambiare un po' genere, diciamo che sebbene Newton sia abbastanza generalista come casa editrice, pubblica un po' di tutto, però per il genere che avevo in mente c'era forse bisogno di qualche altra cosa, e quindi ho seguito un percorso assolutamente classico che consiglio a tutti. Mi sono affidato a un agente letterario, serio, importante, grandi associati, e la mia agente ha fatto un buon lavoro e è andata come si deve fare a proporre il romanzo a più case editrici. C'erano più case editrici interessate. Alla fine, quando poi Rizzoli ha scelto, qualche altra che si era svegliata dicendo: ma poi quel libro, ragazzi, è andato, ah, mannaggia. Quindi questa è carina, questa cosa. E niente, poi alla fine Rizzoli ha trovato
affascinante l'argomento e Michele Rossi, che era precedentemente alla narrativa Rizzoli, insieme a Tommaso De Lorenzis, hanno apprezzato molto questo strano giallo storico ambientato in Salento e ci hanno creduto ed è uscito Il cacciatore di Taranto. Questo è un altro esempio per chiarire che le case editrici possono avere tempi non lunghi, lunghissimi, a volte si risvegliano dopo anche più di un anno e ti ricontattano per dire: senti, poi quello che mi hanno scritto che mi hanno mandato, no, capita. Rido perché è una cosa che mi è successa per il primissimissimo romanzo, quello di cui parlavamo, uscito per Buonanno Editore. Il libro era già stato pubblicato da Buonanno da forse 4-5 anni. E io stavo già nel pieno degli altri romanzi e l'avevo sottoposto prima di avere poi l'opportunità di pubblicare con Mauro, l'avevo proposto a un agente di cui non farò il nome, un agente letterario, insomma, vabbè, un po' così, un po' naif, diciamo, un po'. E dopo 4-5 anni mi arriva questa telefonata. Salve signor Rua, sono Tizio e Caio. Io quasi avevo dimenticato il suo nome. Dissi, ma chi è questo? Ma io qua ho questo manoscritto, L'ombra d'argento si intitolava. E io dissi, wow, ma lei è... Insomma, io le ho mandato... No, perché saremmo interessati. Dissi, ma io le ho mandato questo manoscritto 5 anni fa. Ah, dissi, è arrivato un po' in ritardo, ma poi l'ha pubblicato. Beh, siamo già al terzo romanzo. Cioè, effettivamente i tempi possono essere molto lunghi, ma non così lunghi. Così lunghi è inaccettabile per me. Cioè, per me 4, 5, anche 6 mesi. Se il romanzo è validissimo, si può anche accettare una risposta da un editore importante, ma fino a un certo punto. Perché gli editori importanti non mancano, anche piccoli che siano però agguerriti non mancano, e quindi perché io devo perdere 6 mesi in attesa che avvenga qualcosa? A parte che non è tempo perso, perché io comunque in quel tempo sto già scrivendo altro. Però io voglio, se il libro l'ho chiuso e mi convince, è fatto bene, io voglio che... Se posso, voglio che in 3-4 mesi si arrivi almeno a un accordo con un editore. Poi ovviamente i tempi editoriali sono un'altra cosa, cioè bisogna capire che finito il libro ci sono dei tempi tecnici di lettura del manoscritto, chiamiamolo manoscritto anche se non è più manoscritto, tempi tecnici di lettura del manoscritto anche per chi è già dentro una casa editrice, per chi ha già pubblicato in quella casa editrice, tempi tecnici che possono anche essere di 3 mesi, insomma, perché comunque la quantità di roba che arriva a una casa editrice è spaventosa e quindi ci può stare. Poi, se quell'opera funziona e piace alla casa editrice, la casa editrice ti fa un contratto, ti propone un contratto, ma questo non vuol dire che il giorno dopo esce il libro, perché passeranno altri mesi di lavoro, di editing, quindi se tutto va bene... Ci vuole 6 mesi per fare tutta questa roba ed è andata bene, a meno che tu veramente non sia Speedy Gonzales, sia nello scrivere che nell'avere appunto la risposta, perché magari ha un nome talmente grande che a occhi chiusi te lo fanno andare avanti, però insomma non è così diffusa questa cosa, è abbastanza limitata a quei grandi nomi che sono pochissimi, lo sappiamo, cioè... E questo quindi dà un'idea di che bisogna avere pazienza, non si può sperare in qualcosa di immediato, se no l'immediato esiste ancora l'autopubblicazione con tutto quello che ne consegue, però, perché io ho avuto una bellissima esperienza dall'autopubblicazione e la consiglio, ma fino a un certo punto, nel senso che vuoi provarci, va bene, ma non fare come ho fatto io, che scrivevo benino, quindi comunque il romanzo era uscito bene, però vai, anche se vuoi autopubblicarti, passa prima attraverso un editor professionista, passa prima attraverso Paolo Calabrò, per esempio, perché arrivi comunque a pubblicare, ad autopubblicarti con qualcosa
di già fatto bene, impacchettato bene, e gli implacabili recensori di Amazon o di quello che sarà, insomma, la piattaforma dove si pubblica, saranno ben disposti nei tuoi confronti, perché è vero che la vita è breve per leggere brutti libri, ma qualche brutto libro l'ho letto, per curiosità anche, di questi autopubblicati. Alcuni sono illeggibili fin dalle prime parole, cioè proprio una cosa che fa male dentro, fa male agli occhi, fa male. Perché? Allora, o in alcuni casi quei libri sono stati trattati male da un punto di vista di editing, perché si dà per scontato che uno sappia scrivere, quindi chi è questo editor che mette le mani nel mio testo, o perché, ragazzi, non siamo tutti in grado di scrivere, c'è poco da fare, dobbiamo essere anche un minimo umili o modesti nel rendersi conto a un certo punto che non è per tutti, o non è ancora per tutti, no? Perché magari più in là negli anni, quando uno si è fatto un po' le ossa, ci riprova ed esce una cosa fatta bene. Ma io non faccio una pizza perché penso che basti metterci farina, olio e pomodoro. No, perché sono dei veri artisti che fanno delle cose straordinarie, delle pizze straordinarie che io non so fare, non lo faccio. E questo vale per tante altre cose. Adesso ho detto la pizza perché quasi mi piace. Mi fa piacere che tu dica questo. Io colgo l'occasione per ricordare a tutti quelli che ci seguono che chi vuole fare domande in diretta a Martin Rua, l'argomento del giorno è ovviamente come si fa a scrivere bene e come si fa a ottenere grandi risultati in editoria. Un po' la risposta c'è già arrivata, quindi la buona notizia è che si può avere, la cattiva notizia è che bisogna lavorare tanto, tanto, tanto come ha fatto lui. E, ricordo comunque a tutti quelli che vogliono fare una domanda in diretta, Martin Rua, che è possibile scrivere commenti sotto al video e Martin Rua risponderà in diretta, appunto. Mi fa piacere sentire quello che dici, perché è la domanda che molti si fanno, no? A parte che c'è il solito mito del poi che facciamo? Studiamo le scuole di scrittura, i corsi, poi diventiamo tutti uguali, scrittori tutti uguali. L'editing non è certo una riscrittura, pure il ghostwriting. E anche se certe volte ci vorrebbe una riscrittura totale, come giustamente osservavi tu, perché le cose sono talmente malmesse che l'editing non è il termine esatto per dire quello che ci vorrebbe. Ma l'editing serve a esaltare la voce dell'autore e a renderla coerente e più facilmente distinguibile, serve ad ampliarla, ad amplificarla, non serve a sopprimerla, contrariamente a quello che si crede. Quindi il punto non è se poi la scuola di scrittura ti danneggia o meno, il punto è che chi ti fa l'editing, chi ti insegna a un seminario delle nozioni, vuole ottenere in realtà un solo risultato, che è quello di cui parlava John Gardner nel suo fantastico Il mestiere dello scrittore, che forse è il libro su questo argomento che mi ha più segnato in assoluto. E Gardner dice: quello che il buon editor ti deve insegnare è come scrivere in maniera tale che tu non debba vergognarti di quello che hai pubblicato oggi tra 5 anni. Perché il problema è questo. Tu puoi perfino avere successo e vendere una cosa scritta male, ma se non sei pronto, lo dicevi tu, tu devi essere pronto, convinto, affidati a un editor, fatti leggere il libro, fattelo correggere. Quando ti senti pronto, mettili in gioco. Se tu non ti senti pronto e ti metti in gioco, il rischio è che le cose ti vadano perfino bene e che poi un giorno ti accorgerai delle tante banalità, ingenuità, oscenità che hai scritto nel tuo romanzo e te ne vergognerai. A quel punto spererai che ti abbiano letto meno lettori possibile, perché a quel punto avrai una consapevolezza di te e di quello che puoi scrivere, di quello che sai scrivere, diversa. E vorrai sperare che nessuno ti abbia mai letto, e invece puntualmente arriverà il giornalista che ti ricorderà il passaggio cattivo di quel romanzo che ho pubblicato e tu sarai per sempre quello che ha pubblicato una cosa brutta. Esatto. Allora si cerca di spiegare questo. Ma tu pensa, mi è venuto in mente un'intervista a Camilleri, una volta gli chiesero: maestro, ma lei rilegge i suoi romanzi, i suoi vecchi romanzi, quelli che ha pubblicato? E lui disse: no, assolutamente, non potrei. Perché? Ma perché ci trovo sempre qualcosa di sbagliato, non potrei leggere. Bellissima questa cosa, perché lui sa che comunque sapeva e comunque c'era sempre qualche magagna che gli poteva sfuggire, insomma, che gli era sfuggita, anzi, e quindi il dolore di trovare quella magagna gli suggeriva di non rileggere i romanzi che aveva, perché questo è il punto. Una volta uscito, è uscito.
è stampato in migliaia di copie magari, e se quell'errore è lì, marchiato a fuoco, non lo togli, l'hai fatto. Non stiamo parlando di un refuso che può sempre scappare, attenzione. No, parliamo proprio di un errore, di qualcosa che magari non funziona, della trama. Io questo romanzo che ho appena finito l'ho rivisto soltanto io, penso, 4 volte. Non solo, avevo scritto una prima versione, avevo scritto 150 pagine di una prima versione, arrivato a un certo punto ho detto non va proprio, e ho buttato quasi tutto, ho salvato tipo 20 pagine. È praticamente un romanzo completamente diverso, che poteva anche funzionare, però non era quello che stavo, non era quello che avevo in mente, non era quello che volevo scrivere, e l'ho buttato via, ho ricominciato da capo. All'inizio è stato frustrante, proprio la pagina numero uno. Poi, come ho scritto in un post, il maledetto voleva cambiare e si sta scrivendo da solo. A un certo punto andava avanti veramente per conto suo, lo dovevo trattenere. E tant'è che poi sono ritornato, una volta finito, c'è stata una terza revisione, una seconda revisione, dove sono andato a tagliare, anche a eliminare personaggi. Tu pensa, tu hai inventato un personaggio, te lo porti nel romanzo fino alla fine, o fino a un certo punto, dici questo non deve esistere, e lo uccidi, lo elimini, perché funziona di più. Oppure devi inventare a un certo punto un personaggio, cioè arrivi a un certo punto della trama dove ti sembra di essere in un vicolo cieco, dici ma perché sono in un vicolo cieco in questo punto? Io so benissimo dove devo andare, ma non riesco ad arrivarci, è come se mancasse un ponte, e quel ponte è un personaggio che non hai ancora creato. E allora lo inventi, dici ma forse sto esagerando, invece no, perché inventando quel personaggio, ovviamente con i giusti collegamenti, attraversi il guado, hai creato quel ponte, e se lo crei bene poi quel personaggio risulta anche il cameo che mancava. E in questo romanzo che ho appena concluso ci sono un paio di camei che non avevo in mente all'inizio, ma che poi funzionano meravigliosamente. C'è un bellissimo scambio con la protagonista, sono due piccoli personaggi che però sbloccano qualcosa. Sì, magari è un piccolo stratagemma, non bisogna abusarne, ma se è fatto bene, diciamo, è quella cosa che ti risolve l'intoppo. E a questo punto mi dispiace dover dire quello che sto per dire, ma purtroppo fa parte del mio ruolo e quindi devo farlo. Ti devo riportare alla promessa che hai fatto all'inizio, di leggerci una parte inedita del tuo lavoro in anteprima assoluta. Con l'occasione saluto anche Daniela che ci ha raggiunti e ti saluta. Ciao, ciao Daniela. Dicci tu. Allora, va bene, io l'avevo annunciato, siamo pochi ma buoni, e allora io vi leggo questo prologo. Non vi dico il titolo di questo romanzo, perché tra l'altro è un titolo assolutamente provvisorio, il romanzo è in visione, in lettura, quindi non possiamo svelare troppo. Però questo prologo è una parte un po' a sé stante, e fino a un certo punto, naturalmente, poi verso metà del romanzo si capirà tutto parte abbastanza sincopata. Io ho adottato uno stile per questo romanzo tipico di un certo tipo di noir. Non è diverso da tutti quelli che ho scritto. Non hanno particolari riferimenti all'esoterismo, non è il seguito del Cacciatore di Tarante, completamente nuovo, è un noir poliziesco con sfumature di spionaggio. E io avevo sulla mia scrivania, mentre scrivevo questo, sì. Jean-Claude Izot, il suo noir mediterranei, ha una lingua, uno stile pazzesco, la frase è spezzettata, è quasi un singhiozzo bellissimo. Vabbè, lui nasce come poeta e ci ha messo tutta la sua poesia. Questa è la trilogia di Fabio Montale, e quindi ho preso poi spunto, bisogna farsi ispirare dai maestri, e ho dato un taglio abbastanza diciamo sincopato allo stile.
Naturalmente non è tutto come il prologo che sentiremo, perché sennò sarebbe una fatica immane, però ci sono dei passaggi abbastanza così, come se si inciampasse nell'azione e la narrazione asseconda questo sviluppo. Allora, 1, 2, 3, pausa, di nuovo, 1, 2, 3. Ti incanti a guardare i neon che corrono veloci sopra la tua testa, tubi di luce pallida che sfrecciano a intervalli regolari, e poi, intorno a te, pareti color verde tenue e sotto di te rollare di ruote su pavimenti in gomma. E voci, voci concitate. La pressione, tamponate, presto! Giri la testa verso destra, apri l'occhio, un camice bianco sfiora la tua guancia. Dove cazzo sono? In ospedale. 1, 2, 3, pausa, curva a destra, altro ambiente, luci diverse, rotonde, una sala operatoria. Ma che è successo? Perché a me? Sto bene, mi fa solo male la faccia. Cos'è questa storia? Provi a girare la testa a sinistra, ma senti come un macigno premuto contro la tua guancia. Un dolore atroce. No, ferma, ti dice uno dei camici bianchi. Sedativo, che cazzo aspettate? Sedativo. Calma ragazzi, io sto bene, stavamo solo bevendo una birra mentre guardavamo un film, che sarà mai? La testa inizia a girarti. Ma che mi avete dato? Stavo meglio prima. Prima? Qualcosa torna alla mente. O forse è la roba che ti hanno buttato in vena. Immagini e parole, odore di acido che brucia la pelle. Ma che ne so che odore ha, ti dici. Eppure le tue narici lo avvertono, sanno interpretarlo. La testa gira ancora di più, le immagini diventano un carosello colorato, una stanza, tu e lei che ridete spensierate, le bottiglie di birra, patatine snack vari, il televisore acceso. Quel film, un musical, l'avrete visto mille volte, il rocker maledetto e innamorato, e ogni volta lacrime, sospiri e risate. Poi la porta si apre, di botto. E poi? Pressione? Si normalizza. Bene. E poi, ecco quel volto, lo conoscete bene. Gli occhi si spalancano, entra come una tempesta nella stanza, urla come tuoni le sue parole di odio, di disprezzo. Una creatura maligna, ferita, pericolosa, pericolosissima. Ecco le garze, così, bene, piano, piano. I camici continuano a lavorare attorno al tuo viso. Giusto un attimo, poi torni lì. E più la mente si annebbia, più la memoria ricostruisce. Pochi secondi prima dell'oblio. Ecco, la vedi, la creatura ha qualcosa in mano. Scattate in piedi, terrorizzate. Il film ha raggiunto il suo apice, una delle vostre scene preferite. La cantante sale sul palco e intona un pezzo strappalacrime, uno dei più famosi. Our love is an old love, baby. It's older than all our years. I have seen in strange young eyes familiar tears. Ma voi non ci badate, perché la creatura sta per scattare, gli occhi iniettati di sangue. Va via, lasciaci in pace. We are old souls in a new life, baby. Siamo vecchie anime, ci conosciamo da un pezzo, neanche un abbraccio. You gave us a new life to live and learn. Ricominciamo, no? Ci hai dato una nuova vita per vivere e imparare. Ecco, io ho imparato e ora possiamo ricominciare, no? La bolla nella quale è avvolta la tua testa. Tiene ormai fuori quasi tutti i suoni, eccetto quelli della tua mente. Frasi spezzettate ancora giungono alle tue orecchie, ma non riesci a comporle in un discorso sensato. Regolare, proteggere, lato destro, sinistro e fottuto. Dio santo, quanto è bella. Ma parlano di te. Dite, dite ancora. Le parole muoiono nel vento chimico che corre nelle tue vene. Non ti resta a pigliarti all'ultima eco dei ricordi. Ricominciamo, stava dicendo. Sometime to touch old friends and still return. Impariamo a volte a toccare vecchi amici e ancora ritornare. Eccomi, sono tornato. Non sei contenta? Siamo vecchi amici, vecchie anime, vecchi amanti. Ma non c'è amore in quello sguardo, solo malato possesso. Lui fa un ultimo tentativo. Our paths have crossed and parted. This love affair was started long, long ago. This love survives the ages. Questo amore è iniziato tanto tempo fa e sopravviverà al tempo. Non hai più stima nei miei confronti, no? E affetto? No, no, va via! Urli disperata, stretta a lei come per aggrapparti all'ultimo spuntone di un crepaccio. Ma anche per difenderla da ciò da cui tu stessa sei fuggita. Dio santo, quanto è bella! Dalle tue orecchie quella frase rimbalza al cervello. Fa da sottofondo sonoro all'ultima immagine dei tuoi ricordi, la sua mano che stringe un grosso flaccone bianco. Un proiettile liquido attraversa l'aria tra di voi, densa di violenza. L'impatto è quel movimento che non avresti voluto fare, con il quale hai esposto lei, bersaglio collaterale, colpita in pieno.
E poi l'oblio, finalmente, ti porta via prima che la memoria ti restituisca anche il dolore e la vista di lei che si rotola a terra. L'oblio. We are old souls in a new life, baby. Vecchie anime in una nuova vita. Quest'ora siamo. Uno, due, tre, uno, due. Martino, non ti posso fare l'applauso in diretta perché sarebbe ridondante. E innanzitutto gli faccio i complimenti e adesso si penserà subito che lo dica perché siamo amici, perché ci conosciamo da tanto tempo e perché mi sono sempre piaciute le cose che scrivi. Ma quello che hai scritto, che ci hai detto stasera, si potrebbe utilizzare in un seminario di editing o di scrittura creativa per spiegare proprio com'è che si fa. È proprio un esempio di buona narrativa, no? C'è il ritmo, c'è l'utilizzo della doppia lingua, c'è la musica collegata agli eventi che scandisce le cose. E insomma, voglio dire, intanto grazie. No, grazie a te, grazie a chi ci ha ascoltato. E non sono il solo a pensarlo, vedi, perché... grazie, Giovanna. Beh, ho voluto iniziare con qualcosa di assolutamente fuori dall'ordinario, in un certo senso. È quasi un prologo futurista. Diciamo che ho voluto trasmettere sensazioni visive, sonore, di chi è abbastanza evidente, sta per essere trasportato in una sala operatoria, quindi mi sono detto qual è la sensazione di chi è magari confuso, di chi è in parte sedato, cosa vede? Allora mi sono immaginato steso sulla barella con questi neon che passano regolari, i camici bianchi che ti parlano attorno, qualcosa di drammatico che ti è accaduto e tu non sai neanche bene che cosa, ma poi ricostruisci un po' l'antefatto, ti sembra che hai subito una violenza, ma tu in fondo stavi guardando un film, cosa è successo? In realtà non lo capisci se non attraverso impulsi di dolore, sia fisico che diciamo nell'animo, e quindi ho cercato di descrivere tutto questo, ma senza descrivere. Cioè io ho cercato di far stendere il lettore proprio su quella barella per fargli sentire l'angoscia di quelle frasi smozzicate, di quelle cose che ovviamente nessuno si augura di vivere mai, ma che ovviamente possono capitare, fino poi al punto da un po' capire quello che effettivamente è accaduto, ma solo un attimo prima che poi il sedativo faccia il suo effetto e ci faccia cadere nell'oblio. Grazie Daniele. Io credo che uno dei segreti fondamentali, ma questo l'hai detto anche tu molte volte nelle tue lezioni, sia iniziare bene. Se sbagli il prologo, comunque l'inizio, io l'ho chiamato prologo, ma si può essere un primo capitolo, se sbagli l'inizio sei finito, ma finisce proprio, e puoi avere quasi la certezza che il tuo manoscritto non sarà letto, perché lo sappiamo, la roba da leggere nelle case editrici è tanta e ti devi giocare tutto nelle prime 10-15 pagine. 20 va se attira l'attenzione. Meglio se ti giochi tutto nelle 4-5 pagine iniziali. Cioè già devi entrare lì a dire: mamma mia, che è questa roba così impattante. Non so se ci sono riuscito, però l'obiettivo principe quando si vuole sottoporre qualcosa a una casa editrice è impacchettare molto bene l'inizio, poi ti puoi prendere delle pause, ti puoi rilassare. Puoi lasciar sfumare la tensione, ma l'inizio deve essere potente. Perché il tempo a disposizione è poco, quello che ti viene dedicato. In genere si dice che il problema non è tanto superare la lettura con il proprio romanzo, quindi che il romanzo deve essere già preciso, perfetto, insomma, nella struttura, nei personaggi, in tutti gli aspetti. Perché il problema non è arrivare a quella lettura, no? Come dici tu, quando la scrematura tra le prime 100 opere manoscritte è stata fatta. Il problema è superare, come si dice, la prima scrematura. E cioè, in casa editrice, una casa editrice media, di medie dimensioni, ovviamente in Rizzoli ne arriveranno 300 di manoscritti al giorno,
in una casa editrice media, insomma, diciamo, ecco appunto, media italiana, arrivano circa 10 manoscritti al giorno. Un editore che sia così rapido da leggere un manoscritto al giorno, nessuno può farlo, insomma, appunto si leggono le prime 30 pagine, sceglie di dedicare la sua attenzione, quella che può, a uno dei manoscritti. Quindi tu devi superare la selezione di quei 10. Devi essere fra i 10 quello che arriva. E allora uno viene scartato perché è pieno di errori di battitura e quindi è un manoscritto sciatto. Il secondo contiene un grandissimo sessarei all'inizio. Verso. Vabbè, quello hai sbagliato proprio mestiere. Hai sbagliato proprio diciamo, intenzione. Il terzo è fiacco e così via. Il decimo è quello che contiene un incipit bruciante, che anche se non è perfetto, anche se non è compiuto magari, anche se contiene qualche incongruenza nella trama, poi ci sarà tutto il tempo dell'editing, della revisione, delle tante ristesure, no? Ma il punto è che tu con quelle 30 righe e poi con quelle 30 pagine hai catturato l'attenzione e hai fatto in modo che l'editore possa dire a uno dei suoi lettori: dai un'occhiata a questo, perché potrebbe essere lui quello che aspettiamo da 6 settimane. E potresti essere tu. E come dici, se noi colpiamo subito abbiamo la chance di andare avanti, se no questa chance ce la bruciamo. È così. E quindi, insomma, vabbè, poi naturalmente ci sono parti più descrittive, ci sono momenti di tensione, è un appunto un poliziesco ambientato a Roma, ma il giorno d'oggi non ho affatto inserito alcun riferimento all'attuale nostra situazione, quindi non c'è gente con mascherine, ma non perché non se ne possa scrivere, anzi se ne deve scrivere, forse se ne scriverà in futuro di più di questo momento, però non mi serviva inserirlo in questo caso. E quindi è, diciamo, come se non ci fosse la pandemia, o come se il romanzo fosse ambientato, diciamo, un paio d'anni fa. E poi ci sono delle parti ambientate negli anni Ottanta, in un'epoca ancora di guerra fredda, e quella è la parte, diciamo, di spionaggio, e queste poi ovviamente le due trame si intrecceranno e per incontrarsi nel presente. E la protagonista, per la prima volta ho una protagonista, perché ho avuto figure femminili nei miei romanzi, alcune anche abbastanza affascinanti, come Anita del Cacciatore di Tarante, la misteriosa tarantata di Ariadne, però non avevo mai avuto protagoniste proprio femminili. A dire il vero, all'inizio il protagonista doveva essere ancora una volta un uomo, poi di questo devo ringraziare Giulia, la mia compagna, che a un certo punto mi fa, dice: ma perché non è una donna il protagonista? Non ci hai pensato? E io in quell'istante ho detto: ma sì, ma perché no? Allora, la cosa non è facile per un uomo scrivere di una donna, almeno questo pensavo. Alla fine mi è uscito assolutamente naturale. È un tipo un po' strano, lei è una tipa anche abbastanza aggressiva, però alla fine penso di aver confezionato un personaggio che ha mille sfaccettature, che adesso Giulia non c'è, ma mi piacerebbe incontrare in carne e ossa, perché è una donna tremendamente affascinante, che ti stende in 3 secondi se non hai le spalle abbastanza larghe, ma che ha delle meravigliose debolezze tutte da indagare, da scoprire, e che compongono il quadro di un personaggio tormentato. È un carabiniere, comunque parliamo di un investigatore. Ma la tua compagna non è gelosa quando parli in questo modo della tua protagonista? No, è una domanda che vorrei fare così. No, lei è troppo intelligente per essere gelosa in questi termini. Però anche perché lei sa quanto io sia immerso nei mondi che invento, e questo penso che valga per te e per tutti gli scrittori che soprattutto scrivono di fiction, no? Non di magari
argomenti di cronaca. Quando sei nel tuo mondo, te ne innamori al punto che un po' ti pesa lasciarlo quando devi tornare nella realtà. E io lo vivo in maniera intensa questo, tant'è che a volte, quando siamo insieme, lei mi vede con lo sguardo lontano, dice sei di là, eh? E io mi riprendo, dico scusa, perché poi tra l'altro quando sei in fase di creativa, quando stai scrivendo, la trama, lo sai benissimo, agisce dentro di te 24 ore su 24, soprattutto se non hai risolto tutte le magagne, ci pensi. Mi è capitato, soprattutto nell'ultimo periodo, un mesetto fa, un paio di mesi fa, di svegliarmi nel cuore della notte, di non riuscire ad addormentarmi perché avevo quel problema da risolvere che non avevo risolto di giorno nell'altro mondo, nel mondo letterario, e non riuscivo a smettere di pensarci. Ed era a volte divertente perché tu pensi, immagini il tuo personaggio che fino alle 8 di sera è in piena azione, poi si congela, no? Rimane fermo nell'istante nel quale l'hai consegnato e pensi, mannaggia, poveraccio, l'ho lasciato lì in mezzo alla strada. Freddo. Al freddo è forse una delle cose più divertenti e affascinanti di scrivere. Non so se a te capita lo stesso, ma non riuscirei ad affrontare la realtà nella quale viviamo adesso, al netto della pandemia, che è sicuramente una realtà fastidiosa, ma non riuscirei più a vivere nella realtà nella quale viviamo senza il mondo immaginario che invento nei miei romanzi. Mi serve proprio per vivere. Perché lì, anche se avvengono omicidi, anche se non è tutto perfetto, però lì io sono Dio. Io posso decidere le cose che non ci riesce di decidere magari nella nostra quotidianità, perché non dipende tutto da noi. Non è una fuga, attenzione, perché sembrerebbe questo. È però uno sfogo fondamentale per chi magari ha dentro di sé questa scintilla della creatività e che grazie a essa è in grado di vivere più di una vita, no? Che era Umberto Eco che diceva: Sì. se non leggi, vivi una vita sola, mentre con i libri vivi infinite vite. È così. Diceva, è un'immortalità all'indietro, perché tu eri Esatto. quando hanno firmato il Teneritto di Nantes, lì quando c'è tutto quello che è successo, tu ci sei sempre. E questo che dici, questo del meccanismo inconscio per cui le cose poi vanno avanti da sole e te le ritrovi la mattina dopo, in un certo senso già pronte. Poi non è mai così, però insomma, capendo che il cammino è andato avanti, è il motivo per cui si consiglia poi agli aspiranti scrittori, a quelli che appunto frequentano corsi di editing, che vogliono approfondire, vogliono andare avanti, si consiglia di scrivere anche poco, ma tutti i giorni, perché la vita è calda, la materia da trattare, e permette di poterla maneggiare bene. Fare magari una sessione di 10 ore oggi e poi riprendere fra 2 settimane non è neanche lontanamente la stessa cosa, perché non c'è questo lavorio di cui parlavi. No, questo no, assolutamente. Vero è che però talvolta è così sfibrante che una pausa è necessaria, secondo me, ogni tanto, ma pausa nel senso di un giorno. Lasci sedimentare e poi ci ritorni. Però per tenere effettivamente la tensione, una scrittura costante, sono d'accordo, è necessaria. Ripeto, qualche volta, proprio per necessità fisiche, devi un attimo respirare, lasciar sedimentare e poi riprendere. Anche perché magari arrivi, ci sono delle deviazioni, delle curve che non riesci ad affrontare bene, perché o sei arrivato troppo veloce o sei un po' affaticato ad arrivarci, quando ci arrivi, e allora devi un attimo fermarti, fai una sosta, prendi un caffè e poi riparti. Questo l'ho notato, certe volte è molto utile, ma davvero proprio interrompersi il giorno dopo, fare una passeggiata. La passeggiata è una cosa chiarificatrice, e poi ritornarci. Ho trovato benefici in questo. Non ti dico i benefici quando posso andare a mangiare qualcosa in una trattoria, poi quello.
Ecco, questo è un è una cosa che in questo romanzo c'è, ma non c'è, nel senso che io spesso faccio fare delle grandi mangiate ai miei personaggi, sono dei gran mangioni perché io stesso sono un buon gustaio. Ho fatto una violenza a me stesso, e la protagonista di questo romanzo è una che mangia da schifo proprio, cioè tra mezzini quando capita, oppure mangia cioccolato perché è l'unica cosa che riesce a darle una spinta, beve caffè, beve tanto alcol. Poi però ci sono dei personaggi che la portano a mangiare, e lei scopre effettivamente il piacere della cucina, ma comunque in maniera tangenziale, diciamo così. Ecco, non è il protagonista in questo caso che si ficca ogni 10 pagine in trattoria. Cioè, allora, questa cosa sempre Giulia è la mia prima, diciamo, editor, potremmo dire, comunque la mia più importante lettrice beta, nonostante non sia italiana, è diventata bravissima, e anzi, veramente non potrei fare, non potrei dire di aver effettivamente concluso un romanzo senza la sua approvazione. E qualche volta, leggendo i romanzi, si fermava e diceva: ma non è possibile, questi stanno facendo un inseguimento, si fermano e vanno a mangiare. E io dico: vabbè, ma è la vita, è normale, può succedere, non è che uno salta per forza tutti i pranzi. E vabbè, divertente questa cosa, però la cucina è fondamentale. Prima stavamo parlando di Jean-Claude Izzo, ma nella trilogia di Montale c'è tutta la meraviglia della cucina mediterranea di Marsiglia, ed è parte integrante del racconto. Non se ne può fare a meno che tu non stia raccontando qualcosa di talmente avulso dalla vita quotidiana, che l'ultima cosa di cui dovresti pensare è appunto mangiare. Ma se no, è parte di un racconto. E poi noi siamo mediterranei, i nostri sono noir, sono polizieschi, sono thriller scritti da mediterranei, e per noi la cucina è importante, c'è poco da fare. Adesso, senza nulla togliere diciamo, agli scrittori del nord Europa, che sono eccellenti, però. A proposito di questa cosa che dici del passeggiare durante i periodi per alternare, no? Proprio questa normalità, insomma, potremmo sintetizzare il tutto nell'aforisma: il buio dell'eccezionalità ha bisogno della luce della normalità. L'ho coniato sul momento mentre parlavi, mi hai ispirato. Ma assolutamente sì, è molto bella questa cosa, perché anche perché se stai scrivendo qualcosa di davvero forte, non è ancora il caso di questo romanzo, perché ho intenzione, io vado a periodi, salite e discese nel buio. Per esempio, la seconda trilogia che ho pubblicato per Newton Compton, in quella seconda trilogia c'è una sorta di versione al maschile di questo nuovo personaggio di cui stavamo parlando, che è Luc Ravel, che è un personaggio estremamente tormentato, con un passato drammatico, non, abbastanza simile a questo, alla mia protagonista, no, alla mia nuova protagonista. E quella trilogia ha delle profonde cadute di depressione e di ombra. Non si può vivere costantemente in quello stato, anche perché se no diventa poco credibile. Quindi ogni tanto devi, ecco, fare quelle pause di cui parlavamo, aprire gli occhi alla luce e poi rituffarti nell'ombra. Certe volte è dura, eh? Certe volte io non nascondo che in un paio di passaggi di questo romanzo mi sono commosso. Mi sono commosso dalle mie stesse parole. Ho pianto proprio, anche perché, per esempio, in alcuni passaggi ho immaginato una musica che poi ho inserito proprio fisicamente tra le parole, e con quella musica e quelle scene si creava un'atmosfera veramente forte, struggente, che mi ha spinto a commuovermi. Mi sono fermato, ho detto: mamma mia, che scena! Mi sono dato una pacca sulla spalla, ho detto: bravino. Poi magari non farà lo stesso effetto sul lettore, però ho cercato di fare del mio meglio.
Beh, diciamo che a giudicare dal calore dei tuoi fan, perché invece lo faccio come questo effetto. Diciamo, ho pochi ma onesti fan che mi supportano. Li ringrazio davvero per il loro affetto, per la loro vicinanza, perché ti fanno capire che comunque se anche non hai magari centinaia di migliaia di copie vendute, ma hai comunque quello zoccolo duro di lettori che hanno apprezzato quello che fai, quello che hai fatto e che ti fanno capire, siccome sono persone intelligenti, parliamo di persone che hanno anche gusto, leggono cose di un certo livello, un complimento venuto da loro è un complimento che vale molto. Non è Certo. una cosa tanto per dire, ecco. Intanto io ho sentito prima il tuo commento sulla fuga, no? Per molti è una fuga dalla realtà, quella di scrivere storie, inventare storie, dove ecco tu puoi essere il demiurgo che organizza tutto e gestisce finalmente in modo suo, può sembrare una fuga dalla delusione di una vita che invece non piace o dove non si ha lo stesso potere, ma in realtà io credo che si tratti proprio di tutt'altro. A meno che non si voglia equiparare la speranza alla fuga, io credo che si tratti di speranza, cioè di un modo particolare di una certa sensibilità di coltivare la speranza. La narrativa buona, quella che ci piace, e questo vale anche per Netflix, non vale soltanto per la narrativa stampata, vale per tutti i tipi di narrazione, quindi per il teatro, per il cinema, vale per tutto. La narrativa buona è quella che ti fa credere in un'umanità dotata di senso di responsabilità, dove perfino il più cattivo dei cattivi fa le cose che fa non perché è malvagio e basta, quindi non perché è stupidamente, assurdamente malvagio, ma perché ha dei suoi motivi, insegue una sua realizzazione come tutti i miseri mortali che conosciamo, che siamo e che frequentiamo anche nei libri. È questo quello che fa la differenza, quindi è tutt'altro che una fuga, nella speranza nel fatto che le cose possono avere un senso, possono avere un senso e che il senso sia buono, e cioè che l'umanità si porta avanti tutta insieme nel tentativo di fare le cose nel miglior modo possibile. Poi non sempre come dire, la comprensione delle cose è la stessa per tutti e quindi non sempre tutti fanno le cose allo stesso modo. Ma è questo di cui parliamo, no? Quello di un'umanità dotata appunto di grandezza, con la G maiuscola. Sì, evidentemente c'è anche questo e la buona narrativa, da questo punto di vista, ha anche una grande responsabilità. Per questo, diciamo, si dovrebbe evitare di leggere cattiva narrativa, forse, però va bene, anche quella serve ogni tanto perché ci si rende conto che effettivamente che ci sono dei libri sono un gradino oltre altri libri. Sì, insomma, non intendevo una fuga dalla realtà, sic et simpliciter, però è indubbio per quanto mi riguarda che nei miei mondi trovo forse delle risposte. Trovo forse le risposte anche a miei interrogativi inconsci, a mie paure, anche a miei difetti, non lo so. E quindi magari mettendoli poi sulla carta è una specie di modo, sulla carta, sul computer, insomma, è anche un modo per esorcizzarli, forse anche questo è una sorta di azione catartica. E questo è molto vero per personaggi magari molto molto combattuti, nei quali uno si riconosce. Ci sono autori che, per esempio, non ritengono di identificarsi sempre nei propri personaggi. Alcuni prendono proprio le distanze, dicono: no, io non sono così, questo è un personaggio letterario. Non lo so, io non credo a questi autori. C'è sempre qualcosa di noi, assolutamente, nei personaggi, e in alcuni più che in altri. Io invece dico in maniera assolutamente onesta, nei miei personaggi c'è quasi sempre una parte molto spesso preponderante di me. Non necessariamente tutto me stesso, ma una parte importante c'è. E quindi se volete capire io come sono, interpretatemi attraverso quei personaggi perché mi trovate.
mi trovate anche nel personaggio secondario, in quel suo tic magari, o in quella sua passione, o in maniera massiccia nei protagonisti, perché io voglio essere protagonista dei miei libri. Naturalmente, a seconda della trama, di quello che vado a raccontare, devo indossare un costume diverso, però alla fin fine sono io nella versione maschile, sono io nella versione femminile. Poi va da sé, ci devi dare un taglio particolare, quindi io magari posso essere più gioviale della mia tristissima protagonista del nuovo romanzo, però ho anche dei momenti di profonda tristezza e depressione, sono pur sempre un cancro, sono lunatico, e quindi questo è per me pane quotidiano. Mi sveglio la mattina col sole in faccia, la sera sono da evitare perché sono insopportabile. Così è. Yudhoy diceva, come potremmo capire i nostri personaggi, vedere quello che fanno ed entrare nella loro testa se non ce l'avessimo dentro, no? Se non fossimo noi anche un minimo, in parte, loro. È chiaro che dobbiamo partecipare a quello che succede. È il motivo per cui si consiglia agli autori esordienti di dedicarsi un po' all'autobiografia, a scrivere un diario, a conoscere se stessi, proprio per poter percepire e quindi poi ricalcare nella stesura dei personaggi, no? Nella caratterizzazione, quello che si è percepito. Se tu non conosci te stesso, non puoi sapere come è fatta un'altra persona, ovviamente. Il che vuol dire che poi finisci sempre per riversare, come dicevi, un po' qui, un po' lì, quello che tu sei nei tanti personaggi, e a volte perfino non solo nei personaggi, ma nelle situazioni. Quindi certo, Si va addirittura oltre questo. Io volevo annotare una cosa che ho trovato importante, prima ho dimenticato di dirla a proposito del tuo prologo. Tu l'hai scritto in seconda persona. La seconda persona è una scelta raffinata e particolarissima, che, ripeto, sì, certo, siamo amici, eccetera, eccetera, ma lo dico senza tema di smentita, che solo i grandi si possono permettere. Il classico gioco di polso al tennis che nessuno può fare se non il campione del mondo. No, era una diciamo una preziosità che ho voluto dare nel prologo. Ci sono poi altre piccole perle, ammiccamenti a grandi della letteratura. Nel corso della narrazione c'è, per esempio, al netto, diciamo, dello stile generale che strizza l'occhio a quello di cui parlavamo prima, allo stile di Jean-Claude Izzo, ci sono delle parti in cui mi sono ispirato, per esempio, ai blocchi di scrittura di Bolaño, queste pagine e pagine di racconto, senza pause, senza punti fermi. È una cosa che mi fa uscire di testa, questo stile inafferrabile, quasi flusso di coscienza, ma fino a un certo punto. Allora, in un paio di passaggi, ma solo un paio di passaggi, sennò avrei ucciso il lettore, c'è il protagonista che, per raccontare un fatto, si sfoga con il suo interlocutore in questo modo: una pagina intera senza punti fermi, solo con virgole, un blocco, una rutilante caduta tra le parole per trasferire l'angoscia di quello che sta raccontando, e solo nel finale mettere un punto fermo per far respirare il lettore. Mi è piaciuta moltissimo questa cosa, da non ripetere perché è massacrante, soprattutto per il lettore, ma in quel passaggio non te lo aspetti, perché fino a quel momento sei stato lì a interrompere, a mettere un punto quando stai quasi per saltare da una frase all'altra. In quel punto poi arriva questa valanga di parole che non ti aspetti, ma che rende benissimo l'idea dell'angoscia di voler raccontare velocemente quel passaggio e quello stato d'animo della protagonista. Quindi, se uno mi chiedesse che cosa si deve fare per scrivere una cosa del genere, si deve leggere. Si deve saccheggiare i grandi, saccheggiare. Naturalmente, non saccheggiare non vuol dire copiare, vuol dire fare proprio quello stile e riuscire a rielaborarlo a modo proprio. Perché solo così si può immaginare di raggiungere delle vette gradevoli.
se no mettiamo insieme delle frasi, ci sembra che vadano bene, invece restano puerili, restano, lasciano il tempo che trovano. Quante volte mi è capitato di leggere libri in cui il protagonista per una pagina intera si fa la doccia. Mi è capitato di leggere un libro, adesso non mi ricordo neanche, un scrittore esordiente, insomma, questo inizia, addirittura all'inizio, il libro, il personaggio si fa una doccia di due pagine. Alla fine ero esausto e ho detto, ma perché? Bastava molto meno, cioè prende il bagnoschiuma, svita il bagnoschiuma, si versa... Allora, attenzione, se tu scrivi dedichi due pagine al personaggio che si fa la doccia, a me può anche stare bene, ma ogni passaggio deve avere un motivo. Se dedichi due pagine al personaggio che si fa la doccia, adesso dico la doccia perché non mi ricordo neanche se era precisamente questo, ma se dedichi due pagine al personaggio che fa questa cosa, apparentemente te la puoi cavare in due parole: si buttò sotto la doccia, si ripulì dall'angoscia, uscì e andò ad affrontare la giornata. Tac! No, l'hai fatta bene lo stesso. Ma se dedichi due pagine a questa doccia deve avere una importanza fondamentale, altrimenti non ha senso. E allora questo dico, queste cose si imparano leggendo i grandi, perché lì troviamo l'essenziale o troviamo il magnifico superfluo usato in maniera adeguata. E forse possiamo chiudere qua. Grazie Martin, veramente. Li abbiamo annoiati magari. Ci hai dato un'altra grande lezione con questo. No, io trasferisco, io sono un artigiano, quindi trasferisco quello che ho imparato nella mia bottega, cimentandomi con le cose che ho fatto e con quello che mi è passato tra le mani. Poi c'è chi addirittura ci mette tanta tecnica e l'invidio perché ancora non ho quella manualità di usare di usare la tecnica consapevolmente. Io certe cose le faccio in maniera innata, forse perché le ho captate, ma c'è chi lo fa in maniera scientifica e a quel punto si fa veramente il salto, magari ci arriverò, non lo so. O scoprirai che non hai mai avuto bisogno, ma questo poi magari facciamo un'altra diretta la prossima volta. Io devo dirti che l'ora è volata. Eh sì. Siamo già ben oltre e allora in chiusura vorrei che tu dessi un consiglio a un aspirante scrittore. Se vuoi diventare veramente bravo, ecco, un artigiano, e non c'è niente di più importante di un artigiano che pratica il mestiere, che sa come si fa, che sa cosa vuol dire buttarci il sangue e quindi formarsi sugli strumenti, formarsi sui successi e sugli insuccessi. Vorrei che tu dessi un consiglio di bottega proprio, di mestiere, a un aspirante scrittore. Un paio di suggerimenti. Allora, prima di tutto, dipende quello che si vuole scrivere. Se vuoi scrivere una storia che abbia dell'azione o un giallo, qualcosa del genere, ragiona prima effettivamente sul nucleo di questa cosa. È un nucleo che può essere tratto anche dalla quotidianità. Attenzione, io ho scritto un romanzo di fantasia, quest'ultimo, ma ha degli agganci con la quotidianità e con dei fatti di cronaca potenti. Questa è una cosa che, secondo me, riuscendo a farla, è proprio la marcia in più. Prendere la quotidianità oppure un fatto di cronaca, anche precisamente riportato, e costruirci dietro una trama di fantasia. È una cosa che mi fa impazzire questa. Quando anche in bellissimi romanzi di quelli che leggevo un po' più in passato, cioè i romanzi esoterici che magari si ispiravano a fatti storici, ad eventi storici realmente accaduti, ma dietro ai quali il grande scrittore riusciva a scrivere, a creare una trama di fantasia che era talmente consistente e concatenata con la realtà storica da lasciarti il dubbio che tutto fosse appunto reale. E quindi, perché no, trovare un bel argomento di cronaca, un fatto storico, e immaginare il retroscena. Se tu soprattutto scegli un episodio del quale si conosce relativamente poco, la libertà
al netto ovviamente di essere verosimile, è massima. Quello è, se scrivi un buon romanzo avendo quello, hai svoltato. Per esempio mi viene in mente Q di Luther Blissett. Va bene, lì c'è un lavoro di un collettivo, ma quello è un romanzo storico incredibile, dove ci sono dei fatti storici documentatissimi, tra i quali si inserisce la trama del protagonista in una maniera così sottile che alla fine tu ti domandi, ma ho letto davvero un romanzo di fantasia o è una cronaca? E questa è una cosa bellissima da riuscire a fare. Due, ricerca. Se stai facendo una cosa del genere, devi studiare, c'è poco da fare. E questo l'ho fatto moltissimo per quest'ultimo romanzo che ho scritto. Mi sono letto libri sulla guerra fredda, sul blocco sovietico, perché ci sono elementi che riguardano quella area geografica. Quindi fare ricerca e leggere possibilmente romanzi di quel genere nel quale si vuole scrivere. Perché se non leggi i romanzi di quel genere, non sai quel genere dove va a parare, non sai quali sono le cose da scrivere e le cose da evitare. Per esempio, ho letto un libro bruttissimo per questo romanzo che ho scritto, ma mi è servito perché mi ha fatto capire cosa non avrei dovuto fare. Un libro terribile, però anche tradotto male, forse avrei dovuto leggerlo in lingua originale, in inglese, ma vabbè, comunque non lo nominerò neanche. Però bisogna leggere libri di quel nel genere in cui si sta scrivendo, ci si vuole cimentare, perché hai così dei punti di riferimento. Una volta che si è fatto tutto questo lavoro di ricerca, di comparazione, hai creato nella tua mente l'argomento o l'hai tratto dalla storia e ci hai richiamato la tua vicenda di fantasia attorno, poi, come hai detto tu, ogni giorno scrivi e portalo a casa però il lavoro, cioè nel senso non lasciarlo appeso o non esagerare volendo rifinirlo fino al minimo dettaglio prima di completarlo, perché non lo finirai mai. Ovviamente fai un buon lavoro, ma terminalo, perché c'è sempre tempo per correggere un lavoro non buono ma finito, mentre un lavoro straordinario ma che non trova la fine nessuno lo vedrà mai, e tu sei stato lì a bisogna arrivare alla fine, poi ci ritorni, fai altre revisioni, altre stesure. Perché ragazzi, se volete scrivere per pubblicare dovete iniziare e finire il vostro romanzo, poi lavorarci e poi andare avanti, se no scrivete per voi, lo tenete nel cassetto e va bene lo stesso, se parliamo di due cose diverse. Io scrivo per pubblicare, perché voglio farlo, vorrei farlo in maniera esclusiva, e quindi non c'è altra via, devi iniziare e devi finire. Martine, grazie per l'incredibile quantità di cose interessanti che ci hai detto. Grazie a te. Disparati. Grazie agli amici che sono stati con noi in diretta, che ci hanno seguito. E grazie alle edizioni Il Prato che organizzano questi incontri. E Martin, io ti do un arrivederci, perché dobbiamo assolutamente rifarla questa cosa, dobbiamo parlare di tante tante altre cose insieme. Molto volentieri, e io spero di potervi vedere in libreria il più presto possibile, però questo dipenderà da tanti fattori, e lasciamo il tempo all'editore di lavorare, di esaminarlo e di valutarlo, come è giusto che sia. Come vedi, il pubblico ti reclama, quindi grazie Daniele, grazie mille, grazie ancora a tutti e buona serata, a presto, ciao.